quest'anno a Sanremo. A questo punto ho il piacere e l'onore di presentarvelo, che sta qui sulla mia destra. Preghiamo al cameraman gentilmente di inquadrare il bravissimo cantautore Riccardo Azzurri. Ciao Riccardo. Ciao. Stai ciao, bene? Diamoci la mano. Certo. Baciamoci. Hai fatto un buon viaggio, Riccardo? Sì, ho fatto un viaggio abbastanza allucinante, devo dire, perché ho trovato un sacco di pioggia. Comunque andava tutto bene, perché la serata è riuscita. Senti come suonano, forse non si vogliono bagnare nemmeno loro, che dici? Esatto, è importante quello. E ti volevo dire, Riccardo, siccome l'altra volta abbiamo fatto questa intervista, sfortunatamente il tuo bello ricordo che hai lasciato per Televiola è venuta senza audio, muto. Purtroppo. E quindi lì ci sono tantissimi telespettatori che ti seguono. Certo, io infatti li saluto molto molto cordialmente. Tu sai che io sono molto attaccato alla regione di Calabria, perché bene o male i primi passi li ho mossi proprio in questa regione. E quindi niente, cioè, devo dire che tutto sommato veramente mi sento grazie. Proprio... Ecco, bravo il cameraman, ecco, va bene così, ecco, bravo, sì. Scusa. Niente, mi sono sempre trovato bene, poiché i primi passi li ho fatti proprio qui, nella tua regione. Che dire di più? Fortunatamente ho la possibilità di lavorare con un professionista come te. Grazie. E quindi niente, sono molto contento di questo. Benissimo, senti, ti volevo chiedere, per quanto riguarda, è giusto anche parlare di Riccardo, dei tuoi passaggi televisivi che hai fatto anche telespettatori. Certo, ecco. Sì, sicuramente. Per gli amici che mi conoscono, buonasera, per coloro che non mi conoscono, niente, cioè Riccardo Azzurri ha iniziato la sua, diciamo, carriera artistica nell'81. Nell'81 ho fatto il mio primo 45 giri, l'82 arrivò poi Saint Vincent e poi dopo un altro disco ancora e poi Amare Te con il Sanremo dell'84. Quindi poi dopo c'è stato Tu dammi la metà, un altro 45 targato Ricordi appunto nel 1985. Questo brano si chiama Tu dammi la metà, un brano che è stato abbastanza sentito, abbastanza battuto. Poi l'86 è stato l'anno della prova, diciamo, ho voluto cimentarmi anche in un gruppo con il quale ho fatto il Festival di Trento con Gherardo Guidi. Gherardo Guidi è il patron, diciamo, di questa manifestazione, tra l'altro è il proprietario di due, diciamo, dei più grossi locali che sono in Versilia, la Bussola e la Capannina. E quindi niente, feci questa prova 1986. E poi c'è stato un anno, diciamo così, di riflessione. Comunque nel frattempo ho sempre lavorato, ho fatto sempre il cantautore di professione. Ecco, dunque, di tutto hai parlato, cioè aspettavo che tu nominassi la canzone Ciao Italia. E infatti, io ci arrivavo piano piano. Ecco, Ciao Italia che... Ci arrivavo piano piano. Veramente, sicuramente ti ha portato tanto successo. Io negli studi di Televiola mando sempre nella sigla di Televiola sempre Ciao Italia, che è una canzone veramente, sono tutte favolose, però certo. Ma questo brano è quello che mi piace di più. Appunto io arrivavo piano piano, Ciao Italia fa parte di un album che ho realizzato non moltissimo tempo fa, un brano che ho ottenuto da un LP, diciamo, che ho tenuto nel cassetto, e poi adesso mi sono deciso a fare subito un 45 giri intitolandolo Ciao Italia e un LP che si chiamerà Specchi, nel quale conterrà anche Ciao Italia. Diciamo che è un lavoro del tutto nuovo e fresco allo stesso tempo, perché ho utilizzato, se così si può dire, persone nuove, gente nuova. Ho registrato non più a Firenze, l'ho registrato a Roma con musicisti molto bravi, ragazzi giovani che avevano una grande voglia di fare, suoni nuovi anche per quanto concerne Casa Azzurri, e quindi diciamo è tutto nuovo, tutto da scoprire. È tutto nuovo. E la tua emittente intanto so che appunto la sta battendo a sprombattuta, perché niente, l'amico Viola è veramente un amico oltre a essere un grande impresario. Grazie. Riccardo, volevo dire che siccome l'altra volta tu hai visto i miei apparecchiature televisive, certo.
Hai detto che sono di marca, di professione. Io infatti sono rimasto, devo dire che io, tu sai, io sono molto sincero, cioè ho molti nemici, so, anche perché la sincerità è la base della mia persona. Cioè io non mi aspettavo di trovarti così attrezzato, ho visto veramente tante apparecchiature di marca e poi devo dire anche costose, perché costose, alcune cose sì, si possono trovare nei più tranquilli dico, studi di tutta Italia. E quindi vedo che non è una piccola emittente, ma devo dire che stai trasmettendo con materiale proprio alla grande, come si suol dire. E piano piano cerchiamo ancora di piano piano, chissà cosa farai il Berlusconi di... No, quello no, non voglio essere grande, però ti posso dire che la piccola emittente, la chiamiamo così, è la più seguita qui della zona. Beh, io ci credo. È la ci più credo, seguita veramente. Ci credo. Senti Riccardo, non vorrei sfuggermi una cosa, siccome sì, c'è quell'amico che la prima volta a Taurianova ti ha fatto venire grazie certo, al signore D'Agostino, se certo, vuoi salutarlo così domani ti vedrà. Sicuramente ecco, voglio salutare, che tra l'altro era il presidente della commissione. Quando appunto io venni nell'84, mi sembra. Nell'84, ah, fresco di Sanremo. Fresco di Sanremo, infatti me lo ricordo, ho avuto la possibilità di rivederlo proprio un paio di settimane fa, credo. Sì. E quindi niente, io lo saluto molto cordialmente, lo ricordo con molta simpatia e spero di rivederlo al più presto. Arrivederci, signor D'Agostino. Ecco, benissimo. Riccardo, ecco, ti voglio... Ecco, questa sera, per esempio, siamo stati a Cittanova, sì, dove l'altra volta abbiamo parlato, parliamo dialetto calabrese, così gli piacciono i telespettatori, certo, una battutina, Ustocchi Cittanova, questa sera. Cittanova, non me... Questa sera non l'abbiamo mangiato. Non è riuscito di mangiarlo nemmeno questa volta, Benito. Io spero che la prossima, che sarà prestissimo, spero di... Però so che va preparato un po' prima, Sì, va preparato e perché... Infatti, me l'hanno detto. È un po' pesante, è un po' pesante, Perché a Cittanova, vede, ecco, questa battutina piace anche per pubblicizzare il pesce stocco di Cittanova. L'abbiamo fatto anche l'altra volta con Mario Tessuto. Dunque, è Donatella, sua moglie. Il stocco di Cittanova è bello, capito? Viene chiamata la cittadina di Cittanova e nominata per il stocco. Perché col stocco le bellissime ragazze certo, mangiano, bevono, e rossi in faccia. E poi fanno l'amore. E poi fanno l'amore. E io ne ho fatto di Beh, allora mangiatelo, signorine, signore. Donne, mangiate questo stocco di Cittanova, perché vi fa bene. Sì. Io ho sentito appunto Benito, vi fa bene, quindi vi fanno diventare tutte rosse e poi dopo... Senti, non ho avuto il piacere di invitarti, quindi questa sera ti volevo dire, se verrò a Firenze... Tu sarai sempre inviterai, ben accetto, sempre. Io ti farò mangiare però la bistecca alla fiorentina. La bistecca, esatto, la bistecca. Sai che la nostra è rinomata perché è alta 3 diti, sta in un piatto enorme... E quindi quando tu passerai, se non passi, me ne offenderò alla morte. Verrò. La prima visita te l'ho detto quando vengo, perché lo stai dicendo pubblicamente. Sì, quindi, sì, è già registrato. Beh, anche. Sì. E ti volevo dire che a Firenze, la prima visita è tua, poi andò a trovare Paolo Zavalloni, il Passador, quindi un grande amico mio anche, certo, e poi proseguirò a Ferrara, però mi fermerò da te. Io per questa bistecca, come la chiami? Bistecca alla Fiorentina. Alla ti porterò, Fiorentina. Ti porterò dal Sanesi, tanto Sanesi, fa pubblicità, sì, tanto è lontano, non c'è problema. È una trattoria antichissima, si chiama Sanesi, che non è proprio nel cuore di Firenze, ma è un attimino spostata, ma si mangia la bistecca, cioè come mangi la bistecca lì non la mangi da nessuna parte. Molto bene. Fatta proprio sulla brace, bella, è enorme. Io... Quindi è il piatto tipico fiorentino. Io spero questa volta, perché sono stato a Firenze, però in occasione non tanto buona, ecco, all'ospedale Santa Maria Nova. No, allora... Quindi, no, quello lasciamo fare. Quello lasciamo invece questa volta verrò da te. L'ospedale... E senti, fagli un complimento anche alle belle ragazze calabresi, le donne, ma parla. Le donne... Ti piacciono le ragazze calabresi? Benito, una domanda. Tu inviti, vedi, qui c'è una ragazza che sta facendo, come no? Esatto. Ah, ma devo parlare delle donne, mi sembra giusto. L'ho viste le donne, mi sta fuori campo, sentite questa voce, sì, ma tu l'hai viste le donne calabresi? Io le ho viste le donne calabresi, le conosco le donne calabresi, le conosco molto bene, però non mi voglio inimicare. Si avvicina a dirlo qua vicino. Non mi voglio inimicare i maschi o i mariti calabresi, capisci?
Signorina, devo... c'è una sedia. Signorina, si accomodi. Prego. Ecco, presentala Riccardo, sì. Questa fa parte del gruppo. Questa è Anna Maria, spostiamo Anna Maria, un po'. Questa è Anna Maria, fa parte del gruppo. Ecco. Del gruppo. E quindi, super. Niente, tu mi dicevi... che non ho visto le donne, le ragazze alla... No, stavo riflettendo sulle ragazze. Io l'ho viste le ragazze alla prima. Tu le viste? Sì, ora stasera magari no, però. No, io ho visto stasera soltanto ragazzi calabresi. Vabbè. Molto carini per giunta. E tu guardi le ragazze, io guarderò le ragazze, cioè non è che mi metto a guardare i ragazzi, non ho capito. Io mi metto a guardare i ragazzi. Certo che tu non saresti mai il mio ideale. Vabbè, non andiamo d'accordo. Ma questo non lo dire pubblicamente. Vabbè. Non andiamo d'accordo. Ma orizzontale o per verticale? No, perché si può andare d'accordo. Abbiamo delle cose in comune. A me piacciono gli uomini, a te piacciono le donne. Sì, no, ma io e te potremmo andare d'accordo come? In orizzontale o in verticale? Obliquamente, proprio più che altro. Ti è piaciuto come ho fatto? In orizzontale o in verticale? No, dovevo fare... Obliquo. Perché l'orizzontale e la verticale sì, no, ma non avevo fatto all'incontrario. Vabbè, comunque, guarda pure i ragazzi e io mi guarderò i ragazzi. Benissimo. Ok, ognuno si guarda i ragazzi suoi. No, che... Comunque, all'aspetto anche di... se tu non dicessi che fa parte di un gruppo, diresti che sia una calabrese. Infatti, io ci stavo per dire. E tu hai fatto... una calabrese? Potresti essere una calabrese. Con i capelli così sembra un'egiziana più che Addirittura. Signorina, ecco, una domanda dobbiamo fare. Anna Maria, prego. Anna Maria, ecco, senti Anna Maria. E lui è giusto, ha visto le donne calabresi. Tu hai visto le giovanotti calabresi, come l'hai trovate? Bellissimi, guarda. Bellissimi. Con quella faccia olivastra, con degli occhi neri. Bellissimi. Quindi. È innamorata. Scioccata. Allora, mi sono innamorata allora, di dunque, tutti. Ora vi lascio l'indirizzo di Anna Maria, che ce l'ho in tasca. Così ti scrivono. Lasciamo stare. No, così. Ma devi far sapere che ti ho lasciato pure l'indirizzo. No, vabbè, queste sono cose nostre. Stavo sono scherzando. Cose di privato. Dai, stavo scherzando. Anna Maria, ma se proprio insisti comunque, no, stare. La prossima volta Anna Maria faremo mangiare il pesce stocco anche a te, perché no. Cosa fa il pesce stocco? Il pesce stocco dà sostanze, ha le vitamine C, le vitamine B. Fa ingrossare? Fa venire i pomelli rossi. I pomelli rossi. E poi viene un fuoco dentro e... Vabbè, se ci vengono i pomelli rossi non possiamo più usare i fard. E se non usiamo più i fard poi... È troppo lungo il discorso. Ecco, tu vedi che adesso con questa diretta che stiamo facendo hai chiesto la cassetta, no? Certo. Ecco, e questa va inserita lì, quindi ti vedrai anche nell'intervista con Riccardo Azzurri. Ti volevo dire, non penso che il microfono abbastanza che si sente, comunque tu sei molto sensibile, un artista si sa che è uno... cosa volevo dire? Ti fa piacere lavorare con il manager Benito Viola? Tantissimo, guarda, mi sono sempre trovata bene con te. Sei un uomo eccezionale, guarda, fantastico. Facciamone un applauso. Al 100%, avanti, un applauso. Via, yeah, bravo! Evviva Benito! Grazie. Io spero, adesso si può dire le chiusure delle feste perché è l'inverno, la stagione prossima, quello che ho detto... a quelli che curano lo spettacolo, signor Cipriani, a Antonio, cioè non lasciare queste ragazze, tutti il gruppo interamente, perché è uno spettacolo veramente favoloso. E nello spettacolo di signor Cipriani, per oggi è chiamato Super Show 80, il prossimo anno si chiamerà Super Show 89. Quindi, poi 90, 91. Se gli fa piacere, dico, ci sarà, e sono state veramente contentissime, Riccardo Azzurri. Ci divertiremo. Quindi vi farò trovare una serie di serate, inserite 3-4 sere, così potete assaggiare il mare della Calabria. E lo stocco di... Stocchi Cittanova. Così, il Stocchi Cittanova glielo offre te. Certo. No, sono io quello che siete ospite me, giusto? Sì, sì. Scusa se vi interrompo, io il mare della Calabria l'ho già assaggiato. Ah, assaggiato, sì, quindi cosa ne dici, cosa ne pensi? Era bagnato? No, era molto salato più che altro. Molto salato? Sì. In che posto sei stata? Sono stata a Roccella. Roccella Ionica. Roccella Ionica. Molto bella. In Calabria. E parecchie altre zonette che adesso non mi vengono in mente comunque. Comunque vedrai che con Riccardo
Mi troverò molto bene. Ti troverai molto bene. Ti troverai molto bene. Molto bene. E Benito Viola offrerà un Stocchi Cittanova. Un tiramisù. Un tiramisù. Un tiramisù. Anna Maria, permette di farti un complimento. Sei una ragazza veramente graziosa, simpatica, affascinante, bellissima. Vuoi venire qui, vengo io lì. Mi assomiglia a Marilyn Monroe. No, sei veramente di gusto. Mi fa emozionare adesso. State molto bene in coppia, molto bene, mamma, dico molto bene. Sì. Sì. Amore a prima vista amore fu. Amore a prima vista. Amore. Colpo di fulmine fu. Ecco, mi piace che già parlare in siciliano. Colpo di fulmine fu. Anna Maria. Beggio mio! Ma non è che assaggiasti un stocco? Sì, che tu non ci capiste? Quindi in Calabria. No, un stocco perfetto. Però non possiamo fare. Non sappiamo parlarlo via noi. Calabria. Niente, no. Abbiamo soltanto tentato. Come? E non mi riesce. No, siciliano sì, ma il calabrese non è facile a imitare. Sì, ma non tanto mi piace parlare calabrese, mi piace più siciliano, quelle battutine. E Anna Maria, ti volevo dire. Il prossimo anno, quando ci saranno delle serate, siamo tutti insieme qua. Noi di solito qui facciamo delle piccole sketch, diciamo, di comicità oppure commedie. Io ne ho fatto una che si chiama Nozze di Sangue, una ragazza di Taranto. Quindi Nozze di Sangue, poi l'ultimo tragicamente lei mi ammazza, quindi è morto dopo i viaggi dei nozzi. Quindi quando sarai qui faremo una trama, facciamo un copione, quindi ne faremo, ti fa piacere fare una trama con Riccardo e Benito Viola? Certo, tantissimo. Ma sai la fine qual è poi? Se te la dico io. Che tu muori? Guarda. No, che ti spogliano. Mi spogliano? Mi spogli te? No, perché bisogna dirlo, perché la fine è sempre così. Beh, guarda, se mi spogli un te... Un pochettino di secchi se bisogna, eh. Comunque... Come? Se ti spoglio io? Ti spoglierà Riccardo. Se mi spoglia Riccardo. Farò questa. Va bene, ne metteremo due, un'altra la spoglierò io. E così faremo una cosa favolosa. Sì. E, cioè, tu su che cosa ti piace lavorare? Sul dramma oppure su, non so, commedia? Oppure su. Sulla comicità più che altro. Sulla comicità. Riccardo dice un'altra cosa. Ma lui è maniaco. Riccardo è un maniaco. Come fa la pubblicità? Ti faccio la pubblicità. Allora Riccardo, su SS, signori e signori, su manichini. Su SS deve lavorare. Sex, drug, rock and roll. Ho la faccia di quella sexy. Guarda, fai gli occhi a sexy. Vedi? Già, tutti innamorati. Uno sguardo sfuggente. Comunque vedrai che con Riccardo ti troverai bene. Ti troverai bene. Sempre bene, alla perfezione. Poi prenderemo un'altra ragazza di quest'altra e faremo in coppia. Certo. In coppia. Due alla volta. Due alla volta. Facciamo una doppietta. Tutum. O una tripletta. E sai come si dice? I fiorentini. Ma ce la fai? Ai, bambina. Tocca un po'. Sì, tanto è spento, non ci sente nessuno. Guarda, no, io sono Ariete, Ariete. Io sono un acquario, Gli Arieti, gli acquari hanno l'acqua alla base, gli Arieti hanno il fuoco. Anna Maria. C'hanno pure... Io te lo dico alla siciliana. Vuol dire quello, vuol dire. Te lo dico alla siciliana. Lui ha il fuoco, io ho la dinamite nel sangue. Come si dice in siciliano? La dinamite è poca miccia. Che segno è Benito? Che segno è Benito? Io sono toro. Toro. Mamma, guarda, sono accoppiati un ariete e un toro. A chi più lunga ce l'ha? Cioè, di corna parte. Sempre. No, rimaniamo nell'incipito perché sennò. Non illudetevi. Anna Maria, Riccardo. È molto più giovane di me, ragazzo ancora nel fiore della gioventù. Sto scherzando. Però io, guarda, nonostante la mia età, mi sento come uno da 20 anni. E guarda, che ci do. Tiramisù. Sottinteso, ecco, noi parliamo sottinteso, non stiamo dicendo niente di sconveniente. Ma stai registrando? Sì. No, non stai registrando. Guarda Antonio, il cameraman, stanno bene con Riccardo insieme, no? No. Siamo la coppia perfetta. Perfetto. La bella coppia. Ciao. Riccardo, questa notte tu nel viaggio la sogni. Ma. E la pensi. Mi penserà. Ma. E mi scriverà. Ma. E mi telefonerà. Mi scriverà. Siccome. Mi scriverò. Siccome dico io sempre una ragazza che, anche se ormai, e queste frasi sono dedicate da Riccardo per te. Ama chi ti ama,
non amare chi ti sfugge e chi per te si distrugge. Invece se il mare fosse tutto inchiostro e il cielo fosse tutto un foglio, non basta scrivere il bene che io ti voglio, dice Riccardo. Lo dice Riccardo o lo dici te? Questa è in terza persona. È la stessa persona che dice, poi vederti non posso, salutarti nemmeno, ti mando un saluto col fischio del treno. Sempre Riccardo dedica a te. Poi c'è, io scrivo sulla sabbia, passa il vento e la cancella, non ti dica addio perché sei la mia bella, sempre Riccardo. Sempre Riccardo. Sono frasi, ecco, pensa a queste cose quando si... Allora, io dico a Riccardo, ti penso e ti adoro, anzi, ti adoro e ti rispetto come la carta dei gabinetti. Questo è il massimo. Io per te mi butterei in un mare di gelato e sotto un treno quando è già passato. Oh, queste sono bellissime, queste che vengono... No. Sì, gliela passo subito. Ti voglio. Sì. Pronto? Sì. Grazie. E per lei? No. Ah, praticamente mi giudichi... No, niente. Riccardo, basta. Gli dedicherei una bella... Lascia fare. Ti dedico una bella dedica. E questa gliela voglio ti dire... Ti dedico una bella dedica. La bella dedica. Benissimo. Sentiamo. Questa la voglio dire a tutti quanti. Come un disco di Riccardo Azzurri. Gira su un piatto stereo, così gira la vita. Io ti auguro di vero cuore di non essere come un disco graffiato che salta sul più bello. Applauso! Applauso! Bellissimo! Una dedica così è il massimo. Aspetta, il telefono suona. Anzi, te la metto proprio per iscritto. Aspetta. Ah, infatti è una diretta delle spettatori. Ah. Pronto, cosa? Sono una bella coppia. Grazie, anche i telespettatori. Grazie, siete gentilissimi. Ciao. Quindi arrivano anche delle telefonate, vedi? Hai visto? Zanza? Pronto? Sì? Ah, è per me, chi sei? Ah, sei un calabrese, come sei? Sei carino? Beh, allora ci vediamo più tardi, ciao. Ah, mi ha dato un appuntamento. Riccardo, e tu non dici come niente. Si fa a rifiutare un calabrese? Mamma mia. Vabbè, ma al momento... ruba. Quelle differenze... Sono molto freddi. Ma al momento sei impegnata. Sono occupata in questo momento. Sei occupata. Ah, sei occupata? Sì, sono innamorata. Che poi è brava, è fortissima. Venite a vederci negli spettacoli perché è bravissima Anna Maria. Quindi stai tranquilla che staremo sempre. Perché mi sentite? Così? Certo. Ah no. Non ti ho sentito mai. Sentite, quando canti tu, per esempio, nello spettacolo. Molto bravo. Lei può fare la valletta al tuo fianco. Ma lei mi fa le doppie voci per esempio nel Midley di Claudio Baglioni, lei mi fa la vocina alta. È brava Anna Maria. È bravissima. Senti, volevo dire, tu al tuo fianco, da valletta, che ti fa al tuo fianco. Come la vorreste vedere? Secche, se un po', diciamo, nuda? Magari con le orecchie. Nuda. Con le orecchie, no? Con il codino, tipo coniglietta. No, con... così. Come misteri. Non si può far vedere. Io sono sicuro che poi il spettacolo finì, non lo fai più. No, lo fa. Lo fai? Perché penso al dopo. Perché dopo, il calore, Pensa a quel che gli aspetta dopo. Vabbè, non torturiamo più i telespettatori, via. Sì, ci hanno sopportato fino a questo momento. Scherzi a parte. Abbiamo scherzato così tra di noi. Cioè, lei non lo so, ma io ho scherzato. Forse lui non lo so, ma io sinceramente ho scherzato. Noi abbiamo scherzato. Uno, due, tre. Noi abbiamo scherzato. Benito Viola no. Benito Viola no. Lui fa sul serio. Io faccio sul serio, avete capito, quindi mi ha giudicato qua. Sì. Vedete, infatti è tutto proprio... Ciao. E loro vanno via. E tu resterai in Calabria. Resterai in Calabria, farò compagnia. Diciamolo perché ci vedono. Cioè, i ragazzi del gruppo ci stanno salutando. Ciao, alla prossima. Ciao ragazzi. Ciao. Fatevi sentire. Ciao. 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 Riccardo, tu l'affideresti a un calabrese come me, come Benito Viola, di custodirla io, Anna Maria? Beh, quello sicuramente. Avreste fiducia? 100%. Grazie.
Grazie alla fiducia. 100%. Tu io... cosa ne pensi di questa risposta? Dovresti anche vedere se Anna Maria c'ha fiducia di un calabrese. Sto scherzando, se tutti i calabresi fossero come te, guarda, mi fiderei ad occhi chiusi. Sì? Sì. Beh, diciamo... fidarsi sì, è bene, non fidarsi però, è meglio. Diciamo vecchio proverbio. Sai come si dice? La paglia vicina al fuoco si accende. C'ho troppa. Anna Maria, salutiamo i nostri amici, non ci reggono abbiamo più. Abbiamo fatto, ecco, così. Salutiamo. Sì. Ciao, ciao a ci tutti. Vediamo a presto. Signore. Riccardo Azzurri. E sì. Anna Maria? Anna Maria e Benito Viola. E Benito Viola? Vi salutano. A più presto. Appuntamento. Domani sera? Dopo domani sera. Anna Maria stacchi in getto. Veramente... Ora gli stacco, dov'è Jack? Simpaticissima. Ciao a tutti. Ciao. Ciao ragazzi. Ciao. Signore, ed è giusto dopo quella bellissima carrellata di intervista di Riccardo Azzurri e con Anna Maria, adesso qui incominciamo sulla sinistra. Sulla sinistra c'ho due affascinanti, bellissime, stupende ragazze che sono... fanno parte lo spettacolo di Super Show 80 e quindi sono i due ballerini che vedrete nel filmato. Allora, tu ti chiami? Patrizia sì. Maggio. Ecco sì, Patrizia, Patrizia, ecco, poi passeremo ancora sulla sinistra. Sei contenta di essere qui con stasera con il manager Benito Viola? Sì, molto. Come ti sei trovata a Cittanova? Abbastanza bene. Un pubblico molto caloroso? Sì. Volevo chiederti, da quanto tempo lavori con lo spettacolo? 2 anni con lo spettacolo. 2 anni? Sì. Benissimo. Io spero di poter collegare delle date, in modo che potete anche, visto che qui la Calabria... Io sono un calabrese, sono impresario calabrese, però devo dire che la nostra Calabria è ricca di tante cose belle. Il mare, dicono gli artisti quando vengono, la Calabria è ricca per il mare. Ma non solo il mare, ci sono tante altre cose belle da scoprire, la montagna, c'è tutto. Come questa sera parlavamo con Riccardo che la prossima volta che faremo un'altra serata offrirò il stocco di Cittanova, si dice. È appetitoso, veramente. Avete qualche volta mangiato qui in Calabria? Sì, molte volte. La cucina calabrese come la trovate? Insomma, abbastanza buona. Abbastanza buona. Bene, adesso passiamo a un'altra bellissima. Questa sera siete tutti il gruppo meraviglioso, ma vedevo che quando facevi il balletto la gente... di solito la gente si mette a passeggiare quando lo spettacolo non piace, ma questa sera avete attirato tutto il pubblico cittanovese. E parliamo proprio di quest'altra bellissima ragazza. Ti chiami? Amalia. Amalia, come ti sei trovata a Cittanova questa sera? Bene. Molto bene. Molto. Vedo che quando facevate il balletto, io notavo che... tutte le ragazze stavano tutte lì attorno perché eravate affascinanti, bellissimi. Allora, dunque, stavo dicendo, ti chiami? Amalia. Amalia. Amalia, stasera ti sei trovata bene a Cittanova, hai avuto grande successo tutti insieme, tutto lo show, Super Show 88, e il balletto era così veramente favoloso. Amalia, una cosa, vedi, ho detto... sia Antonio e sia parlo con il figlio di signor Cipriani che è qui presente, non lasciatevi mai, state tutti insieme, che è uno spettacolo veramente favoloso, te lo dico veramente. Sì. E Benito Viola ha tanto piacere di portarvi per tutta la Calabria, di farvi fare diversi spettacoli. E, dunque adesso dopo Amalia abbiamo Patrizia, abbiamo anche intervistato, passiamo un attimino sulla destra. Un altro personaggio, un personaggio che questa sera è stato qui a Cittanova, con spiacente che il tempo non ci ha lasciato perché questa sera dicevano vogliamo Massimo che ritorna
a cantare sul palco, ma purtroppo la pioggia non ci ha concesso. Ciao Massimo. Ciao Benito, come stai? Tutto io bene? Sto bene. Tu, tutto bene? Ma, sì. Insomma, direi di sì, anche dopo la serata. Sì, comunque, anche se questa sera non hai avuto una grande soddisfazione per... No, vabbè, comunque è stato bello lo stesso, anche perché in Calabria la canzone napoletana piace, insomma. Questo si sa. Poi non ho salutato neanche i telespettatori. Giusto, siamo entrati un pochettino così, e la fretta... tutti sparati. Comunque niente, che dire di questa serata, per me, almeno per me, io sono rimasto soddisfatto, anche se un po' il tempo ci ha ingannate. Ci ha ingannate, sì. Ci ingannate. Comunque è andata bene lo stesso, ci rifaremo la prossima volta a Cittanova. Certo, speriamo che tutto vada per il meglio. Io volevo dirti che questa sera ho visto il pubblico che diceva di ritornare di nuovo. Era entusiasta, è entusiasta veramente. E veramente, sì, poi certo. ti dico, hai anche un bel manifesto che poi faremo un'inquadratura. Inquadratura, sì, certo. E vuoi inquadrare un attimino il manifesto? Vediamo un po' un attimino se riesce. Riesce. Così viene anche il manifesto da Massimo Leonardi, che si esibisce sulle canzoni bellissime napoletane, il tuo genere, vero quello? Sì, un genere anche se è moderno, insomma, napoletano, aggiornato, però insomma porto nel mio repertorio c'è anche la classica napoletana, no? Ecco, quello che... Per gli amanti della classica napoletana, appunto. Quindi, un po' per tutti i gusti, insomma. In questo spettacolo, pregherei al cameraman di inquadrare anche le ragazze, allontana un po', ecco. In questo spettacolo è uno spettacolo fatto arricchito di prestigiatori, il cantante napoletano. Insomma, non manca niente. Non manca niente, ecco, ma io voglio allustrarla a modo mio. Due bellissime, come io ve l'ho presentate, le definisco, questo è un complimento veramente che vi faccio, questo non è, sono cose che invento, sono cose che si vedono. Siete due ragazze veramente che, a parte che siete anche così, come siete vestite adesso, non siete di scena, però, non lo so, permettete di dirvi una cosa, quando siete sul palco, fate girare la testa a tutte le ragazze, veramente, siete veramente, è un complimento sincero che vi faccio, veramente. E quindi Benito Viola, fa piacere portare in giro per la Calabria queste belle ragazze insieme a tutto il gruppo per lavorare, fare dei spettacoli. Io, come ho detto, mi auguro che la stagione prossima incomincerò i miei spettacoli, incomincio a lavorare da aprile, comincio da aprile, poi anche a maggio incominciano di più, e poi in luglio-agosto inserire dei spettacoli che siete tutti insieme, farvi un bel bagno nella nostra Calabria, e di portarvi in giro per tutta la, non solo, mangiare in montagna, ci sono posti veramente meravigliosi che viene l'appetito con l'aria della montagna, vi fa piacere? Sì, sì, molto. Quindi, sì. Quindi allora Patrizia e Amalia sono due ragazzi, come vedete, non è che non vorrebbero conversare, ma sono due ragazzi veramente bellissimi, quando sono in scena è veramente uno spettacolo grandioso. Bene, a questo punto passiamo, prima di finire, a Massimo. Massimo, vuoi salutare tutti i telespettatori? Certo, certo. Alto, latino, Beh, comunque niente, a risentirci il più presto possibile, o a Cittanova, insomma a Tarianova, da queste parti sempre, si intende. E che dire, veniteci a trovare quando vedete le nostre plance sui muri, insomma, o dappertutto, e così. Il comitato di Cittanova, non potendo fare lo spettacolo per causa della pioggia, ha detto che il prossimo anno vuole ritentare, me l'ha detto a me, vuole ancora lo stesso spettacolo. Ma a me fa piacere, però, questo. Prima di quella serata ce ne sono altre serate. Questo, ogni promessa è un debito. Il manager Benito Viola vi farà venire spesso in Calabria. Grazie, molto gentile. Benissimo, allora. Bene, saluto a tutti, sì, quanti, a risentirci al più presto possibile. Alla parola ad Amalia, sì, e Patrizia qui. Allora, Patrizia e Amalia, adesso guarda, vedeli, perché lì ci sono i telespettatori che ci guardano. Domani in tutta la piana della Calabria, quindi ci saranno
un 20.000 più telespettatori che vi vedranno, mandate un salutino a modo vostro al pubblico che vi sta seguendo lì. Ciao e arrivederci. Ok, e da Amalia? Ciao, spero tanto di rivedervi. E naturalmente, per vederci col pubblico cosa bisogna fare? Che l'impresario, il vostro manager Benito Viola, vi fa trovare le serate. E a questo ci penso io. D'accordo? Io ringrazio sia Patrizia, sia Amalia e sia Massimo Leonardo, che questa sera avete dato una serata, anche se la pioggia è stata così, veramente meravigliosa. Naturalmente Patrizia e Malia vogliono sicuramente una copia di questa cassetta, vedere, giusto? Allora dopo, adesso, dopo finiamo, abbiamo terminato l'intervista, mi danno l'indirizzo e l'intesto, i cassetti, tutta una persona, e poi le rivedete lì, va bene? Allora, ciao, con un bacetto, ciao, ciao, e alla prossima puntata, ciao. Signore e signori, buonasera. Ciao, un saluto, ciao. Ciao anche a te. Ciao. Buone cose e vi auguro un buon viaggio. Quanto se no bisogna tagliare, allora adesso l'audio viene escluso, perché dopo ci va fatto un montaggio, un solo secondo, ecco, senza tagliare, sì, facciamo finta di parlare, ci va alla telescrivere, facciamo finta di parlare, eccetera, eccetera, così. Intanto il cameraman, intanto parlo di Antonio, Antonio è un bravo ragazzo, non ha voluto venire qui questa sera. Apparso, ma un attimino, Antonio, ti capisco. Io ti ringrazio e ci deve scusare, questo è il più bel ricordo che mi potete lasciare per questo inverno, che lo vedremo nella televisione, ecco. Poi faremo quella dall'anno. Ecco, poi faremo di nuovamente quando, come abbiamo parlato. Allora, domani sarete nel vostra bella città, ricorderete la Calabria, ricorderete, che cosa ricorderete? Che io questa sera non ho fatto niente per voi, veramente, con queste cose. Dovevo preparare una bella cena, mangiare. E la prossima volta. Comunque, se non siete di fretta, verrò a offrirvi sull'autostrada. È tardi. Quindi, quello che c'è a vostra disposizione, latte, cappuccini, brioche, tutto quello che... Allora abbiamo così, e allora a questo punto non staccare perché fanno con la manina, salutiamo. Ciao ciao, ciao 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 ciao, e grazie ancora a tutti voi.